Dei 5 ragazzi morti sabato sera in un incidente a Rezzano di Brescia, nessuno aveva la patente, quanto hanno scoperto gli inquirenti dopo 2 giorni di indagini. Per ricostruire l'accaduto, il violento frontale fatto con il pullman non ha lasciato scampo a nessuno di loro. L'incidente è avvenuto verso le 22:30 di sabato sera sulla statale 45 bis. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, sembra che alla guida vi fosse Salad Natik, di 22 anni, era il più anziano del gruppo. L'auto, stando a quanto riportato, gli era stata prestata da un amico di Casto, altro paese della provincia di Brescia, che li seguiva a bordo di un altro veicolo la sera della tragedia. L'impatto tra la Polo e il pullman è stato devastante. I 5 corpi dei ragazzi sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e scaraventati con violenza a terra. Per loro non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita, oltre a Salad Natik, anche il cugino Imad Natik e gli amici Imad El Haram, Denis Guerra e Irene Sala. Quest'ultima aveva appena 17 anni.